Parliamo di orario di lavoro delle badanti, analizzando l'articolo 15 del contratto nazionale dei lavoratori domestici. La durata normale dell'orario di lavoro è quello concordato tra le parti, quindi quello concordato tra la famiglia e la badante, fatto salvo quanto previsto dal comma 2, con un massimo di 10 ore giornaliere non consecutive per un totale di 54 ore settimanali per le badanti conviventi, 8 ore giornaliere non consecutive per un totale di 40 ore settimanali distribuite su 5-6 giorni per i lavoratori non conviventi. L'orario di lavoro deve essere segnalato nella lettera di assunzione, che è il contratto di lavoro delle badanti. Il lavoratore convivente ha diritto ad un riposo di almeno 11 ore consecutive nell'arco della stessa giornata e qualora il suo orario giornaliero non sia interamente collocato tra le ore 6 e le ore 14 oppure tra le ore 14 e le ore 22, ad un riposo intermedio non retribuito, normalmente nelle ore pomeridiane, non inferiore alle 2 ore giornaliere di effettivo riposo. La collocazione dell'orario di lavoro è fissata dal datore di lavoro nell'ambito della durata in cui al comma 1 nei confronti del personale convivente a servizio intero, ok, 54 ore convivente. Per il personale convivente o con servizio ridotto o non convivente è concordato tra le parti, quindi tra la famiglia e la badante. Il lavoro notturno è quello considerato prestato tra le 22 e le 6 del mattino ed è compensato, se ordinario, con una maggiorazione del 20% della retribuzione globale di fatto oraria. Se straordinaria, in quanto prestato oltre il normale orario di lavoro, è calcolato in base all'articolo 16. La badante che lavora almeno 6 ore o più ha diritto ad avere il pasto sul posto di lavoro o un'indennità economica che vada a conguaglio.